Buongiorno. I discovered, I grew up with Tammy Faye and Jim Baker on my, you know, televisions in terms of comedy sketch shows. Ho scoperto e sono cresciuta con Tammy Faye e Jim Baker in televisione, tipo in show sketch e le copertine delle riviste. Era una qualcosa di cui si parlava come uno scandalo, non sapevo nulla di loro se non appunto che fosse scandalo, quindi gossip. Quando ho visto il documentario del 2012, facevo un film e ho appreso qual era la vera storia di lei e del marito. E questa cosa mi ha entusiasmato tantissimo, questa possibilità di condividere la storia con tutti quanti gli altri. La produttrice Kelly Carmichael richiedere della qualità cinematografica. Buongiorno, Patrizia Simonetti, Spettacolo Mania, salve. Volevo fare una domanda alla protagonista Jessica. Da quello che vediamo nel film, lei, diciamo, di tutti i personaggi è quella che ci crede di più realmente, con tutta la sua leggerezza e con tutte le sue ovviamente esagerazioni ed esaltazioni. Volevo chiederle, secondo lei, per una bambina come quella che abbiamo visto in quell'ambiente e in quel periodo, era così facile crederci? Davvero, insomma. Do you mean believe in God? Intendi dire credere in Dio? Sì, credere in Dio e credere che tutto ciò che lei facesse fosse veramente richiesto a lei da Dio, così come anche al marito, insomma, che era tutto un disegno di Dio, eccetera, eccetera. I believe that Tammy believed. Io credo che Tammy ci credesse in un qualcosa di più grande, che ci collega a tutti, ci lega a tutti, aveva una forte fede. Credo che lei pensasse che chiudendo gli occhi e pregando, quello che lei sentiva nella testa, le voci nella testa, era veramente lo Spirito di Dio. Non giudico niente, chi sono io per dire se è così o meno? Io non sono nella testa di un'altra persona, non sono un giudice. Credo al 100% che fosse sincera nella sua fede e che sentisse un legame, una connessione con tutto ciò. Ed era per lei una ossessione voler sentire, voleva che lei, che tutti quanti gli altri lo sentissero, perché per lei era amore. Per me era molto importante mostrare la scena nella chiesa all'inizio, perché è una scena che si è verificata veramente. Tammy era cresciuta in una chiesa pentecostale molto conservatrice, dove truccarsi non era consentito. Il padre aveva lasciato alla famiglia questo. Quando questo successe, divenne praticamente l'incarnazione della vergogna, e questo la faceva sentire non amata e non degna di amore. Quindi quando entra in chiesa, comincia a un certo punto all'improvviso a parlare in maniera strano, la lingua strana, e per lei forse per la prima volta ha sentito l'incarnazione di quello che è essere guardati con amore, accettazione e gioia, la stessa cosa. E per lei essere accettata era una bella cosa, e siccome lei sapeva cosa si provasse a non essere amati e a non provare sentimenti positivi, lei quindi voleva che invece tutti provassero amore e l'incarnazione dell'amore. Grazie. Yeah, so I grew up in the north and the south of America. I grew up in New York and in Florida. And the country was not, my country was not as divided as it is now, but it was divided. You know, that there were liberals. Sono cresciuto nel nord e nel sud dell'America. Sono cresciuto a New York e in Florida. Il mio paese non era così diviso come lo è oggi, ma comunque era diviso. C'erano i liberali, le persone di destra, quelle di sinistra. Ma ero molto giovane. Sono cresciuto in una casa molto libera, dove i miei vicini erano invece
repubblicani, quindi andavo a giocare con i bambini della porta accanto perché i miei amici avevano vandalisti televisivi che appunto facevano il loro programma e gli show. Ero quindi molto consapevole del modo in cui il cristianesimo, la cristianità veniva presentata e dei televangeliste come si presentavano, però non giudicavo perché dai miei amici ricevevo, dai miei vicini ricevevo amore. E come attore che arriva a questo progetto è stato importante a ripensare per me, pensare quei giorni, perché penso che anche se sono un liberal e non credo in niente rispetto a quello che Jerry Falwell, il personaggio che ho interpretato, rappresentava, io credo che il mio compito sia quello di rendere un servizio alla storia. Non riesco a farlo a meno che non abbia una mente, una mentalità aperta a entrambi i lati delle storie, perché se vado con i paraocchi quello che vi do è soltanto la metà di quello che in realtà dovrei fare, senza rendermi conto di tutta la storia, l'intera storia. Per cui non è una cosa straordinaria per gli artisti, perché il nostro obiettivo, il nostro compito è quello di rendere un servizio a tutta la storia. Sicuramente avevo le mie opinioni personali, ma devo dire che quando si tratta di Tammy Faye, parlando di Tammy Faye, ci sono state molte cose che sono state saltate o trascurate nella stampa all'epoca. A volte invece avrebbe meritato di essere trattata in maniera diversa, ed è interessante rendersi conto oggi attraverso questa esperienza con Jessica e tutta la produzione che anche all'epoca, quando ero ragazzino, l'informazione non era sempre imparziale. Poi per quello che riguarda l'approccio, conoscevo, sapevo del reverendo Jerry Falwell, e il mio compito era stato quello di portare la mia versione di lui, e quindi cercando di capire come si atteggiava, come si muoveva, come parlava, e cercando di percepire quale potesse essere il rapporto quando eravamo nella stessa stanza, i tre personaggi avevamo queste scene insieme. In un certo senso tutti quanti noi credo che in maniera quanto naturale poi abbiamo rappresentato quello che avrebbe dovuto essere. Questa più o meno la mia risposta. I think we all just kind of fell into exactly what it was supposed to be, like naturally. So that's pretty much my answer. What I loved most about Tammy was her openness. In all of my research, I guess... Quello che ho amato di più di Tammy è stata la sua apertura, la risata, che era molto vicina al pianto, era molto aperta ogni volta, non aveva confini, riusciva quindi a creare questo legame con le persone, per esempio i video, per esempio quando andava in prigione, stava con altre donne e piangevano tutte insieme, quindi creava una connessione con le altre persone. Questa è una cosa bella nella vita, perché è possibile amare e odiare al tempo stesso. E quindi è molto difficile anche interpretare un personaggio che non ha limiti, che non ha confini, perché nella tua recitazione ti senti così aperta, così vulnerabile, così esposta, che dopo un po' vuoi andarti a nascondere nella tua stanza, magari mangiarti un gelato al cioccolato e startene per conto tuo. Credo che quelle sono le due cose che amo e odiato di interpretare lei. Well, that's an interesting thing, because I'm much more outspoken than Tammy Faye was about inequality. Like, cosa interessante, perché io sono molto più aperta rispetto a lei. Lei credeva che tutti quanti fossero uguali, persone, come dice lei, fatte della stessa polvere, ed io non aveva lasciato rifiuti. Questa è una cosa detta da lei. Lei ci credeva, quindi è vero. Voleva che le persone venissero trattate tutte equamente e amate parimente. Non ritengo che lei fosse sulla strada del femminismo, era un po' infantile, penso, un po' ingenua rispetto a quello che lei potesse fare, quindi vedeva a tutti coloro che parlavano e diceva ok, loro sono ministri della fede, bene, ci vado anch'io. Non ha pensato al fatto magari non mi vogliono, quindi vado lì e vado a disturbare il tavolo.
semplicemente lei pensava sempre: come possiamo servire meglio Dio? Era una persona che si metteva lì a difendere e a combattere la diseguaglianza a favore della giustizia e della parità all'interno della società. The approach to those projects were completely different, because scenes from A Marriage for Peace. L'approccio a questi due personaggi è stato completamente diverso perché scene da un matrimonio è partito dall'interno verso l'esterno, ma non ne sono consapevole quando lo faccio. Dalla prima volta che ho letto la sceneggiatura ho intrinsecamente percepito di capire la donna, che poteva in un certo senso seguire il suo viaggio, il suo percorso, e da lì guardare all'esterno come potevamo mostrare questo viaggio nel modo in cui lei si presenta all'esterno. Invece in questo ho sentito questa connessione con Tammy, nel senso che anch'io credo nell'amore incondizionato, credo che tutti meritino amore, e questo è stato il mio modo di entrare. Ma la realtà è che qui sono partita dalla parte esteriore, dall'esterno, perché lei è molto al di sopra, se vogliamo, in un certo senso, delle righe in ogni aspetto. E quindi, per esempio, il tono di voce è molto più elevato, più acuto. La prima volta che canto in un film, io e lei veramente canta, il modo in cui muove le mani, in cui ride. Quindi sono partita con le caratteristiche esteriori, e questo mi ha poi aiutato a capire perché sta ridendo, cos'è che la respinge. È nervosismo e solitudine. L'esteriorità con i gesti, perché mi faceva capire come si sentiva in vari momenti. Quindi gli approcci sono stati l'uno opposto dell'altro. I never reached out to Jim Baker. I read his book that he wrote when he was in prison. Non sono mai entrata in contatto con Jim Baker. Ho letto il libro che aveva scritto quando era in prigione, ed era quello che ho ritenuto mi bastasse per imparare da lui, perché quello che è stato fatto a Jimmy Fay in termini di non rendere il giusto servizio, o comunque renderle giustizia, è che io volevo guardare lui attraverso gli occhi di Tammy Faye. Quindi lui ha avuto tante vite, se avete letto il libro scritto dalla in prigione, vedete che è un uomo completamente diverso era prima rispetto a quello che è diventato adesso. Non sarebbe stato utile raccontare la storia di lei parlando di come era diventato il suo ex marito, perché invece volevo che lei fosse guardata e riconosciuta per la donna che era, a prescindere da lui. She was separate from him.